bloccare i pagamenti all'Arca per protesta e chiamare un'impresa e con quei soldi mettiamo in sicurezza la palazzina perché è a rischio la nostra incolumità. Via Agrigento 1, quartiere San Paolo, palazzina dell'Arca. È stata persino picconata, i ferri nelle colonne sono evidenti. Gaetano De Santis è uno degli inquilini del palazzo, che da quanto tempo aspetta una manutenzione? 60 anni circa, che comunque la palazzina è così, da non quando? Subisce interventi di manutenzione, né ordinaria e né straordinaria. Gaetano ci porterà all'interno delle abitazioni degli vari inquilini, ognuno dei quali ha un suo problema specifico, ma ce n'è uno di problema che accomuna tutti gli abitanti di questo stabile, qual è? La mancanza di riscaldamento. Cioè, nel senso, non ce l'avete o non avete proprio? Non abbiamo proprio gli elementi, cioè proprio il termosifone. Perché non avete il riscaldamento? Non abbiamo il riscaldamento e quindi siamo costretti comunque a utilizzare a pompa i condizionamenti, le stufe elettriche. Pagate l'affitto, perché seppur minimo lo pagate. Come? Lo paghiamo regolarmente tutti i mesi. Tu non sei moroso? No. Ti termosifoni? Dove sto? Niente. Da nessuna parte, niente. Stufa nel bagno, ecco qua. E la stufa per riscaldarci un po', perché comunque è quella a gas. Quindi metti là, attacchi il gas. Attacco il gas e stufe elettriche, ovviamente, distribuite per tutta la casa. L'estate scorsa sono stato costretto a chiamare il 115, i vigili del fuoco. Poi ovviamente sono arrivati anche delle pattuglie di carabinieri e polizia, perché comunque la zona è stata transennata, perché comunque cadevano i calcinacci. Nonostante i dovuti avvisi all'Arca, non interveniva nessuno e ho dovuto comunque informare di questa situazione il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, e Michele Emiliano ma sollecitò, e in base alla sua sollecitazione sono venuti a spicconarci la palazzina e metterla in sicurezza. Una volta che hanno spicconato, ci hanno abbandonato. Nicola, disabile. Da tre anni a questa parte che ho fatto richiesta per venire a fare un intervento al bagno, cos'è pure di pochi centimetri, questo gradino che vuole essere eliminato per darmi la comodità a me di potermi muovere. Tu paghi sistemare l'affitto? Sì, sono in affitto, sì. E paghi? Sì, regolarmente. Non sei moroso? No, sono la verità. Due mesi che non sto pagando per via di questo problema qui. Ah, tu hai deciso di fare la protesta. Ah, okay. Protesta che anche per la palazzina, che ovviamente siamo in pericolo. Sono tre anni che ho fatto questa domanda per questo intervento e non si vede né l'ombra. Risposta l'hai avuta? Niente. T'hanno detto non si può fare. Sono andato 3-4 volte lì all'istituto, fanno vedere che ti danno la cosa subito, immediata, e poi spariscono. Dormono. Venite via Agrigento 1. Numero 1. Piano terra. Cioè, piano terra. Rialzato. Cos'hai rialzato? Devo solo ringraziare che mi sono venuti a mettere la pedana. Sempre parlando dopo due anni. Meno male, almeno quella. A meno quella sono. Se no Gaetano ti doveva pensare sulle spalle per portarti sopra. Dopo 3-4 cadute che ho fatto, qui c'era tutto, mo si è asciugato, però dietro la traccia dell'acqua si vede, eh? Eccola qua, si è tutta gonfiata, vediamo. Una delle altre cose che va fatta è l'impianto elettrico, ogni tanto la fiammata. Sì, ci sono delle fiammate perché comunque ormai l'impianto elettrico è fatiscente. È inadeguato, non conforme sulla norma possibile. Sulla norma possibile. Casa Santoro. Sì. Entriamo all'ultimo piano. I termosifoni, voi ce li avete perché avete provveduto da soli? Chi non lo può fare? Mia madre è anziana e non può stare senza. Chi non lo può fare? Ma anche per l'acqua, qui c'è anche il problema dell'acqua che non arriva. Come non arriva l'acqua? Non c'è senza acqua. Perché? Dal mese di ottobre arriva ancora oggi. Ancora oggi. Non c'è proprio acqua. E quindi come fate voi? Così con. Siamo ritornati all'epoca. Indietro nel tempo. Indietro, sì.
Nella, è sicura adesso questa qua? Sì. No. Non è ancora sicura? No, 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 qui fuori i bambini, soprattutto i bambini non possono stare, assolutamente. Non li fai affacciare minimamente, no, 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 perché non vengono proprio. C'è il rischio, guarda, c'è là, rischio, c'è il rischio che cada, sì, tutto. Sì. E voi qua siete, vedete, sotto un bombardamento di calcinacci, no? Sì. Anzi, mattoni forati proprio. Tutto. E guardate un po' qui, guardate. Effettivamente è pericoloso. Cioè, boh. Via Agrigento numero 1, ecco, sì, sì. No, lo ripetiamo, non si sa mai, qualcuno si è scordato che esiste Via Agrigento, sì, numero 1. E non aprite neppure la tenda, no, perché se c'è vento si alza. Si alza questo muro, sì, si alza. Abbiamo messo questa cosa qua, ma per, questo... ah, questa fascetta serve, sì, per reggere il, sì, muro. Per il... reggere. Cade una cosa di questi in testa a qualcuno. Chi paga? Voi o là? Questo è già caduto giù, meno male che non si è trovato nessuno. L'asse della tenda. Ah, della tenda, questa è la tenda. Ed è caduto già una, sì, volta giù. Sì, per fortuna. Senza il marmo, meno male. Meno male, meno male come è andata. Si sta frantumando. Ovviamente, quando piove, L'acqua entra di qua. E invade tutto lo scantinato, tutto lo, ovviamente, scantinato. La parte bassa dei muri viene, sì, viene devastata. Viene comunque devastata. Speriamo di riuscire a fare prima che qualcuno si becchi in testa qualcosa o il palazzo venga giù, perché il rischio è quello. Anche perché, Gaetano, diciamola tutta la verità, qui c'è una persona che non ne vuole sapere di pagare condominio, case e tutto, però per una persona, quanti siete, quante famiglie siete qua? E siamo 8 famiglie. Non è giusto che 8 per colpa famiglie. Di uno patiscano tutti quanti, no? No, non è assolutamente giusto, ma poi... Anche perché poi, se devi prendere i provvedimenti, li prendi nei confronti di chi purtroppo è moroso, non su anche, tutti. Anche su questo punto qui non so i criteri che l'ha adotta. Perché sono anni che questo signore... Anni, e in più abbiamo un'emergenza sanitaria. Perché sul balcone di quel signore la piccionaia è c'è tanta. Una piccionaia e siamo comunque invasi da cattivo odore. La guano con di piccione. Che tu le conseguenze... Cioè sei tu che vai a pulire. Io ci adoperiamo, ma questa situazione comunque è insopportabile, non la possiamo più sopportare. In via Agrigento 1, lo ricordiamo, la situazione è davvero molto rischiosa. Addirittura sono state picconate le parti centrali dei balconi per metterle in sicurezza. Se in via Agrigento 1 piangete, in tutta via Sicilia, nei palazzi analoghi, certamente non ridono. No, assolutamente, come hai potuto comunque constatare, la situazione comunque è radicale, però ci tengo a precisare che gli interventi di spicconamento a questa palazzina qui sono stati comunque effettuati prima del nostro. Addirittura. Quindi è passato ancora più tempo. Anche perché delle due l'una, o ci pensa l'arca, o ci pensa Narco, no? O la Madonna, non sappiamo qualcuno più. Qualcuno ci deve pensare.